Qual è la tassazione dei capital gain in giro per il mondo e perché, se oggi sei fiscalmente residente in Italia, dovresti seriamente prendere in considerazione l'idea di spostarti in paesi che detassano completamente o parzialmente il capital gain? Te lo dico tra un secondo. Qual è la tassazione dei paesi vicini al nostro? Perché oggi noi assistiamo a una tassazione in Italia sui capital gain, parliamo di capital gain su strumenti finanziari, di circa il 26%. Ok? Quindi questa è l'aliquota secca che lo Stato italiano applica alle plusvalenze da capital gain su strumenti finanziari. Esistono però paesi a pochi chilometri, diciamo, dal confine del confine italiano che permettono una detassazione completa su il realizzo di capital gain. È chiaro che non sempre è tutto oro quel che luccica, quindi bisogna operare in totale trasparenza, questo lo dico da professionista, e bisogna esporre ai clienti, in particolare agli utenti, quali sono le caratteristiche da prendere in considerazione se la nostra intenzione è quella di arrivare ad una detassazione completa del capital gain, perché è sicuramente possibile, però esistono delle condizioni che vanno pre-verificate prima anche solo di pensare a un trasferimento di residenza, altrimenti mi potrei ritrovare nell'ipotesi indesiderata di trasferirmi nel paese dei miei sogni e di trovarmi con un capital gain, non voglio dire maggiore di quello italiano perché è particolarmente complicato, però quantomeno elevato rispetto a quello che mi aspettavo, che magari qualche consulente mi aveva prefissato. Ok? Esistono quindi quattro caratteristiche, quattro situazioni che dovete analizzare e prendere in considerazione anche solo prima di pensare di trasferire la vostra residenza fiscale. La prima condizione che dovete prendere in considerazione è che esiste una differenza tra trader cosiddetti amatoriali e trader professionisti. C'è una differenza chiaramente in termini di tassazione, mentre tendenzialmente il trader amatore non è tassato o esistono a determinati requisiti la possibilità di non essere tassato affatto per un numero N di anni piuttosto considerevole, mentre da trader professionista immediatamente si innescano dei profili di tassazione. Quindi numero uno, sono un trader amatore o amatoriale o sono un trader professionista. Numero due è qual è la location, la giurisdizione che tassa meno o secondo le mie condizioni di trader, e lo spiegheremo tra un attimo. Numero tre, conviene sempre a tratti, a volte, interpolare una società, un trust o una fondazione tra me e i miei redditi da capital gain, e quindi spostare l'attività di trading da me, persona fisica, su un veicolo esterno, conviene o meno, lo vedremo, anche questo è una considerazione che faremo tra un attimo. Numero 4 da considerare senza dubbio è la location del broker, perché dalla location del broker possono derivare alcuni effetti in tema di tassazione assolutamente indesiderati e gestibili con un minimo di previsione / pianificazione fiscale. Ok, quindi ritorniamo all'inizio, alla prima delle nostre considerazioni. Vi dicevo, esistono giurisdizioni sia in Europa sia al di fuori dell'Europa in cui è possibile ottenere una detassazione completa dei capital gain, però da capital gain derivante da trade, da tassazione di strumenti finanziari. Vi dicevo però, bisogna fare attenzione a non superare il confine tra trader professionista e non professionista o trader amatore. Perché? Perché nel momento in cui vengo riqualificato come professionista e le condizioni sono piuttosto semplici per far scattare, diciamo, questo click, mi ritrovo poi a dover tassare personale, da dover applicare al mio capital gain la capital gain tax eventualmente prevista da quella determinata giurisdizione, o addirittura quel reddito si trasforma in reddito personale e quindi vado a determinate condizioni ad applicare personal income tax, se no addirittura social security contribution, quindi tendenzialmente la nostra INPS. Diventa quindi un bagno di sangue in sostanza, e quindi devo fare particolarmente attenzione. Qual è questo discrimen? In realtà ogni stato ha ogni giurisdizione ha le sue condizioni, però tendenzialmente quello che, accomunandole tutte un attimino, diciamo, cercando di creare un minimo comune denominatore, viene fatto, si va a vedere la situazione del contribuente, del taxpayer, del trader a tutto tondo. E quindi se per esempio hai un reddito da lavoro dipendente e derivi da trader, fai poche transazioni per esempio nel corso di un anno, tradi su titoli non particolarmente complessi, e diciamo che la maggior parte del tuo reddito, del tuo source of income, non deriva da attività di trading, allora è molto
probabile che tu venga considerato non professionista. A questo punto ci sono paesi in cui, come per esempio i paesi di common law di origine anglosassone, come UK, come Malta, come Irlanda, è possibile, utilizzando la regola, il regime agevolato previsto per i cosiddetti non domiciled, non tassare tutti quei capital gain che produco al di fuori del territorio di ciascuno di questi paesi, a seconda di dove ho preso la residenza fiscale, che non rimetto su un conto corrente all'interno del paese stesso. In altri paesi ancora, come per esempio la Svizzera, i paesi cosiddetti del Benelux, Belgio, Olanda e Lussemburgo, ha determinate caratteristiche. Se vieni considerato appunto un non professionista, e allora puoi esentare la tassazione, il capital gain da tassazione. Quindi, vi dicevo, va vista tendenzialmente la situazione nella sua globalità. Alcuni paesi prendono per esempio in considerazione l'holding period del titolo che stai tradando. Per esempio il Belgio ha un discrimen di 6, se non ricordo male, tra i 6 e i 12 mesi, quindi se trattieni quel titolo per meno di 6 mesi, la plusvalenza ti viene tassata perché viene riconosciuto un intento speculativo, diversamente invece viene esentata da tassazione, quindi tendenzialmente il capital gain, volgarmente, è zero, non c'è tassazione. Altri paesi vanno a vedere, che ne so, per esempio il numero di transazioni che fai nel corso di un giorno, di una settimana, di un mese, di un anno, eccetera, eccetera, a seconda della giurisdizione. Vanno a vedere la complessità del titolo sul quale stai speculando o meno, quindi va riconosciuto un intento speculativo a seconda della complessità del titolo, dello strumento finanziario su cui stai tradando. Altri paesi vanno a vedere, che ne so, il debt equity ratio, per il ratio per esempio, oppure vanno a vedere a seconda della legislazione, fanno rientrare come Cipro. Per esempio Cipro ti dice: io ti tasso tutto quello che per me è considerato securities, tutto quello che non è considerato security, e lì devo andare a vedere la tax law domestica, come mi inquadra una determinata fattispecie, io non te lo tasso, ok? Però diciamo che tendenzialmente, se la tua source of income deriva per oltre il 50% da reddito da trading, allora tendenzialmente vieni considerato un professionista e applichi tassazione anche in questi paesi che ci siamo detti che tendenzialmente invece, se sei non professionista, non applicano tassazione, ok? Quindi questo è il primo fattore da analizzare e da portare a casa. Il secondo fattore evidentemente è la location, ok? Quindi partiamo per esempio dalla Svizzera. La Svizzera, e se non erro la circolare che ne parla è la 36 del 2012, se erro vi riporto il riferimento legislativo corretto sotto nella descrizione del video. Comunque la Svizzera mi dà proprio questo principio, tendenzialmente mi dice: se tu ricevi il tuo trading e il tuo source of income per oltre il 50% di quello che guadagni overall, diciamo di tutto quello che guadagni tu come persona fisica nel corso di un periodo di imposta, allora io ti considero professionista e ti applico. Al di sotto invece ti applico la tassazione svizzera, invece, e lì c'è chiaramente una differenza, come sapete, che varia da cantone a cantone. In questo senso la guerra cantonale mi aiuta, perché c'è chi tassa di più e chi tassa di meno. Può essere un'idea intelligente quella di costituire un veicolo aziendale, evidentemente, per tradare laddove sono certo che vengo considerato come professionista. Numerosi imprenditori che hanno gruppi aziendali, eccetera, eccetera, rivestono cariche importanti di amministratori, insomma, o comunque di consiglieri, che hanno tendenzialmente altre source of income al di là del trading, riescono, anche su cifre piuttosto elevate, a non essere considerati professionisti e quindi a non tassare, a esentare, si dice correttamente, il reddito da capital gain da tassazione. Questo per quanto riguarda la Svizzera. Per quanto riguarda invece i paesi di origine anglosassone, quindi diciamo Malta, UK e Irlanda, che sono i più interessanti da questo punto di vista, Cipro è un discorso a parte, lo vedremo tra un attimo. Quindi in questi tre paesi, se sono un private, se sono un amatore, allora mi conviene sfruttare, come dicevamo, il non-dom regime, in base al quale tutto quello che realizzo all'estero e non rimetto su un conto corrente locale non viene tassato. Anche qui però, in caso di accertamento, una riqualificazione in professionista è abbastanza semplice, quindi bisogna fare estremamente attenzione, e anche in questo caso potrebbe per esempio avere senso vestire
l'attività di trading tramite una company, per cui in Inghilterra andrei a tassare il 17%, in Irlanda andrei a tassare il 12,5%, a Malta andrei a tassare addirittura il 5%. Anche sui redditi di strumenti finanziari a Malta è possibile raggiungere questa tassazione. Ci sono altri problemi, però sicuramente da questo punto di vista è forse una delle più interessanti per quanto riguarda il trading, insieme a Cipro. Anche Cipro è molto interessante perché, come dicevo prima, in realtà loro non tassano tutto quello che non rientra nella definizione di nella definizione di security, e chiaramente qui bisogna andare a seconda del pacchetto di investimento, diciamo, che viene fatto dal cliente, va con il consulente locale, va titolo per titolo, diciamo, sotto insieme per sotto insieme, va visto cosa possiamo tassare e cosa no. Chiaramente è come dire, è abbastanza favorevole, quindi è abbastanza semplice o agevole, perlomeno per le macro, per gli investimenti più comuni, rientrare nella detassazione da capital gain. Per quanto riguarda il Forex, per esempio, a Cipro è possibile muoversi tramite opzione, cioè la legge mi dice: posso optare per una tassazione della plusvalenza, detassazione, o meglio non deducibilità della minusvalenza, o viceversa posso optare per una tassazione della plusvalenza ed una deducibilità della minusvalenza. Se fate trading sapete esattamente di che cosa sto parlando, cioè Cipro mi dice: fai una scelta, decidi che cosa fare con il tuo Forex, e se non lo vuoi tassare io non ti faccio dedurre neanche le minusvalenze. Questo in realtà non si applica solo sul Forex. In ogni caso, se invece tu decidi di tassarlo, io ti faccio dedurre le eventuali minusvalenze, ok? Quindi non entro nell'argomento perché sono sicuro che chi fa trading sa esattamente di che cosa sto parlando. Altri paesi da prendere in considerazione per il trading, beh, per esempio nell'Europa dell'Est, se prendiamo la Romania, la Bulgaria piuttosto che la Repubblica Ceca, siccome la loro CFC è tendenzialmente meno restrittiva di quella dei paesi dell'Europa occidentale, e allora è molto a determinate condizioni è possibile pensare di optare tramite società offshore, ok? Quindi questo permette una detassazione completa del reddito da capital gain, anche perché costituire veicoli invece proprio in Europa dell'Est per fare questo tipo di attività è dal mio punto di vista sconsigliabile. Non me ne vogliono i consulenti dell'Europa dell'Est che dovessero osservare questo video, insomma questa è semplicemente la mia finestra sulle vostre giurisdizioni. Di Cipro non abbiamo parlato. Il quinto gruppo di paesi sicuramente interessante da prendere in considerazione è evidentemente quella tassazione territoriale, e quindi che ne so, Panama per quanto riguarda l'America centrale, oppure Singapore, oppure la Malesia, le Filippine nel sud-est asiatico, ma anche la Costa Rica in realtà nell'America centrale, se non erro, anzi assolutamente anche il Paraguay nell'America meridionale, sono interessanti perché, essendo a tassazione territoriale, loro non tassano il capital gain se la source of income non è considerata territorialmente rilevante, cioè se non si trova all'interno di ciascuno di questi paesi, e tendenzialmente non è più difficile di così, quindi è abbastanza semplice riqualificare la source of income come non insistente all'interno della giurisdizione ed ottenere quindi conseguentemente una detassazione del capital gain, ok? Quindi numero uno, dobbiamo capire, lo ribadisco, diciamo, lo ripeto per semplicità di visione del video. Numero uno, devo fare attenzione se sono un trader professionista o non professionista. Numero due, evidentemente devo considerare le caratteristiche della giurisdizione dove mi può interessare assumere la residenza ai fini fiscali come persona fisica. Numero tre, può convenire a determinate condizioni interpolare, o meglio spostare, la mia attività di trading su un veicolo esterno, altro da me partecipato, tendenzialmente una società piuttosto che una fondazione, piuttosto che un trust. In realtà, per esperienza, vi direi che il trust è sopravvalutato in un'ipotesi del genere, difficilmente l'ho visto utilizzare, difficilmente lo consiglio. Poi chiaramente anche qui va fatto un'analisi case by case, quindi non posso, come dire, generalizzare troppo, però tendenzialmente la vostra scelta, a seconda anche, come dire, del quantitativo, a seconda anche del vostro turnover, tendenzialmente girerà tra società e fondazione. Che cosa mi danno queste due alternative come veicolo esterno con cui tradare? Beh, sicuramente mi danno accesso a una privacy maggiore di non trada, che se non trado come persona fisica. Sicuramente mi danno accesso a asset protection, e quindi ad una protezione maggiore di eventuali asset che vorrò conferire in questo veicolo, che potrò
acquistare tramite gli investimenti che derivano dal capital gain accumulati all'interno del veicolo, quello che si fa con le holding in sostanza, mi danno accesso al risparmio fiscale, perché in determinati paesi, pensiamo a una trading al Gibilterra, una società trading al Gibilterra, abbiamo lo 0% di tassazione, cioè non c'è tassazione. Quindi risparmio fiscale, e nei paesi dell'Unione Europea soprattutto, quindi Cipro, quindi UK, abbiamo anche altri, abbiamo accesso ai double tax treaty, cioè ai trattati contro le doppie imposizioni. Questo è un concetto importante che molto spesso, diciamo, non l'ho visto quasi mai trattare da molti consulenti. Però perché è importante? Perché il capital gain, è vero che bisogna guardare al paese di residenza, cioè dove mi trovo io quando trado il capital gain che mi arriva, allora lo tasso, se sono in Italia, al 26%. Però questo vale sia per i titoli finanziari, per i titoli di strumenti finanziari in generale, che per il real estate, che per determinati altri asset. Quando io vado a tradare un qualcosa che non è un asset, che non è in Italia ma in un altro paese, e allora io rischio sempre una doppia tassazione, perché il capital gain è di solito tassato sempre, è applicato dal paese su quell'asset, tipico il caso del real estate, dove evidentemente è molto semplice per l'amministrazione fiscale intervenire. Se realizzo una plusvalenza, la cessione di un fabbricato piuttosto che di un appartamento all'interno di un paese, lo stato di quel paese vorrà andarlo a tassare, lo stato dove sono residente io vorrà andarlo a tassare. Se non c'è un trattato contro le doppie imposizioni tra lo stato di mia residenza e lo stato di locazione, di location dell'asset, allora io rischio una doppia tassazione, e se non c'è un trattato non posso recuperare in alcun modo le imposte che ho applicato nel paese dove ho ubicato l'asset, perché chiaramente non avrò diritto a nessun credito d'imposta o nessuna esenzione. Questo deriva poi dall'articolo 23, in alcuni trattati l'articolo 24, diciamo, del relief, del metodo di applicazione della non imposizione, che è proprio della doppia imposizione, che è proprio il motivo per cui nascono i trattati, ok? Ma questo è ancora un altro argomento. Numero 4, chiudo per non andare troppo lungo, un altro elemento da considerare è la location del broker. Perché? Perché dalla location del broker derivano effetti indesiderati, effetti del vulcanesimo, cioè un'applicazione, ad esempio il più plateale, è l'applicazione della withholding tax, cioè di una ritenuta alla fonte. Esempio, se il mio broker è negli Stati Uniti, US, all'erogazione del passive income potrei subire un'applicazione di una ritenuta del 30%. Chi lavora con gli Stati Uniti, chi investe negli Stati Uniti, sa perfettamente di che cosa sto parlando. Ecco, in questo caso di nuovo mi serve un trattato contro le doppie imposizioni per cercare di ridurre quella ritenuta, o tendenzialmente, se non voglio quella ritenuta del 30%, per esempio il trattato tra US e ITA permette, la Italia permette una detassazione, una non applicazione della ritenuta del 30%, per farvi un esempio. Il Portogallo sulle persone fisiche mi pare che sia al 10%, Malta anche mi pare che sia possibile ridurre al 10%, eccetera eccetera. Per cui vedete come, a seconda del trattato, della giurisdizione da cui sto tradando, cambia l'effetto fiscale. La location del broker, quindi, dicevamo, in Europa tendenzialmente li troviamo a Cipro, li troviamo in UK, li troviamo in Svizzera, ovviamente tendenzialmente sempre e comunque per ragioni fiscali. Quello che probabilmente vorrò evitare è di investire tramite un broker all'interno del paese in cui ho preso la residenza fiscale, ma anche qui chiaramente va analizzata la situazione, ok? Questo era soltanto, come dire, chiaramente la superficie del mondo capital gain, che è un mondo estremamente complesso, meno complesso se chiaramente lo conosci e ti affidi a un professionista competente, sia che ne capisca di fiscalità internazionale, sia chiaramente a qualcuno che lavori 90% con i trading all'interno di una determinata giurisdizione. Perché anche, diciamo, tra i miei colleghi specializzati in determinate giurisdizioni c'è quello che fa solo capital gain, solo real estate, eccetera eccetera, ed è comunque sempre cercare un grado di specializzazione all'interno del consulente presso il quale ci stiamo affidando. Io sono Luca Taglialatera, spero che questo video ti sia piaciuto. Se è così, metti like qua sotto, iscriviti al canale e noi ci rivediamo nel prossimo video. Buona serata.